Oh ragazzi, buongiorno. Buongiorno, primo giorno di lavoro. Tornati dalle ferie dopo 2 settimane, insomma, di stacco. E niente, ragazzi, si ricomincia. Adesso devo iniziare a leggermi tutte le email, tutto quanto. Tutto quanto. Vedere un po' quali sono le richieste. Va bene, ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Mi sono già fatto colazione. Ho regolato di nuovo la temperatura del frigo perché era troppo fredda. C'è il succo che è tipo ghiacciato. Sì, è ghiacciato. E sto aspettando che si finisca di fare il tè. E qua abbiamo una bellissima Nelly che si riposa, che ha dormito con me stanotte, ovviamente. Ci aggiorniamo dopo. Ok, ragazzi, stiamo scongelando il ragù, non vedo l'ora. Adesso siamo in pausa pranzo, ci facciamo un bel po' di pasta. Che ho decisamente fame. Cosa sono queste mosche? Che ho decisamente fame. E qua la Nelly, poverina, lei si sta annoiando. O no, Nelly? Nelly? Ti annoi? Che bella. La Nelly, poverina, si sta annoiando, volevo andare fuori. Oh, signore. Dicevo, volevo andare fuori a lavorare, ma purtroppo prima piovigginava e tuttora sta un po' piovigginando. Che bello il ballo, la montagna. Insomma, avere un po' la fortuna di essere così vicini a casa e sentirsi, non dico in mezzo a nulla, ma in montagna dove si sta bene, cioè, perché non farlo? Perché privarsene? Magari venisse un pochino di sole, così dopo magari mi faccio un aperitivo qua come ho fatto ieri, e sempre con quel mojito molto interessante. E niente, ragazzi, quindi adesso mi vado a cucinare un pochino di pasta. Potrei provarla a fare qua dentro? È un po' poca questa, cioè dovrei forse prendere una pentola un po' più grande. Sì, magari svuoto un pochino. Dai, ci proviamo ragazzi. Proviamo a fare una pasta in questo pentolino piccolo, tanto mangio da solo, anche se probabilmente farò 2 porzioni, anche perché dai, oggi è pranzo, domani è pranzo. Allora, prendiamo un piatto, questo qua. Quindi, qua un pochino di tè che mi sono fatto prima, ancora caldino. Mezzo chilo, è così. La metà sarà così. Un Allarghiamo un po', se no non ce la facciamo. Dicevamo, questo è mezzo chilo, questo è 2,50. Sì, cioè è un po' abbondante secondo me. Va bene. Giusto così. Questa pasta mi deve durare tutti questi pasti. Vabbè che magari non mi faccio pasta tutti i giorni, però boh, vabbè, tranqui. Dai, mi metto a fare le mie cose, ci sentiamo dopo, come al solito. Ragazzi, piattino con la pasta, alla fine siamo riusciti a farlo. Quindi con ragù ci ho messo anche un po' di polpa e pomodoro, giusto per aggiungere un pochino. Se non era abbastanza, il grano ovviamente tagliato ad opera d'arte. Siamo usciti, piccola pausetta pranzo, la Nelly è molto felice. Qua di solito c'è sempre stato, ma mi sa che l'hanno tolto, mannaggia. Un cestino pieno. Ah, eccolo lì! Vabbè, una volta era molto più grande, vedete quello lì verde? Ecco, ci sono tipo delle cucce, chiamiamole così, per gatti. Poi una volta era grande, ma una volta intendo tipo l'anno scorso, era grande come un cestino all'immondizia, cioè grosso. Qua c'è il bosco, hanno creato questo parco giochi con un campo da calcio, da pallavolo, boccia, insomma un po' di tutto. Niente, la Nelly non vuole entrare dentro. Io ero fuori, lei è entrata, io sono entrato, lei è uscita. Dai, stupida! Comunque, guardate che bello. Qua quando c'è la neve, giocavamo sempre a palline con gli amici a creare tipo dei pupazzi di neve e quant'altro.
Vediamo se Nelly riesce a capire come entrare. Nelly, andiamo! Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua! Corri, corri! Nelly! Andiamo, andiamo! Vediamo se mi raggiunge. Pallina! Pallina! Vieni qua! Dov'è? Dov'è? Vai! Giochi finiti, ho anche pulito le pentole e tutto quanto, ora sono a posto per ricominciare a lavorare. Ragazzi, piccola pausetta, ne approfitto per iniziare a tagliare le patate, così in queste ore, prima di cena, si asciugano un pochino e poi ci facciamo le patate col filetto di orata. Stasera mangiamo pesce, un ottimo cibo da montagna, d'altronde, o no? Niente ragazzi, finito di lavorare, ora come ieri mi godo un pochino il panorama e questa bellissima, buonissima bevanda, il mojito già fatto. Cioè non è buonissimo, chiaramente. No, non ho nulla, nient'altro da aggiungere. Mi porti il legnetto, Nelly? Opla! Vediamo se me lo riporta. Di solito Nelly non lo riporta, è sempre un po' pigra, si mette lì a mordicchiare, guarda un po'. È un peccato che ci sia brutto tempo. Cioè non piove, però ci fosse il sole qua sarebbe fantastico. Cioè mi tocca mettere anche sta giacca, che è tipo d'alpinismo, della sportiva. Ragazzi, come tutti i lunedì sono qua a editare i video della settimana per il canale YouTube americano. Questa settimana, visto che sono cambiate un sacco di cose, vado via in vacanza 2 settimane, cambia tutto, gente che si licenzia, gente che se ne va, cambiano completamente il modo in cui viene gestita le cose, chiedono chi è che vuole continuare a lavorare, io non ci sono perché sono in ferie, mille casini. E adesso mi hanno dato un sacco di video da fare, qua non prende neanche bene, quindi sto smadonnando perché non funziona niente, vedo tutto a rilento, una porcheria. E sono già le 7, sono qua da un'ora, ho fatto solo una storiella, ne ho 4 e non ho fatto neanche un jokes, niente, una storiella stupida, velocissima in teoria, che ci avrei messo 20 minuti in situazioni normali, ma no, qua decino, cambiamo tutto, niente, ho già fame. Ciao ragazzi, ho iniziato a cucinare, sono le 8:40 oramai, sto facendo le patate, il filetto di merluzzo, ci ho messo sopra un po' d'aglio, del lime, ora tra un po' ci metto anche un pochino di altre spezzette, compresi tipo dei pomodori che ho già, dovevano essere datterini, ma non ce li ho, quindi ci arrangiamo con dei pomodorini e va bene così. Ho fatto un lavoro abbastanza onesto, insomma. E per aver rimediato una cena un po' con un po' a caso, mi pare abbastanza buono, però assaggiamo. Quando hanno limone, un po' di lime da mettere sopra, oltre a quello che ho spezzettato, oltre a quello che ho messo un pochino prima, anche sulle patate. Mannaggia a me che non ho limone, va bene, assaggiamo prima le patate. Ora il filetto. Allora, sono molto più bravo a fare le carni, non fa schifo. Sto ancora editando qua, sono quasi finito il terzo video su 4. Sto lavorando da 2 ore e 3 minuti e questo, sapete cosa vuol dire? Che io oggi ho fatto 11 ore di lavoro. Ah, e non è finito, che palle! Allora ragazzi, sono esattamente le... mamma mia, non vedo niente. Sono le 23 spaccate, ho appena finito di lavorare, quindi 4 ore abbondanti.
oltre alle 8 di stamattina, quindi 12 ore. Bisogna fare una piccola passeggiata, un po' in discesa, un po' in salita, perché sennò Lorenzo sulla bilancia dopo crea sempre dei problemi. Io è tutta la sera che mi sento delle cose tra i capelli. Prima sono riuscito a trovare due moscerini, perché non lo so, penso che tipo in cucina ci sia una ragnatela, forse ne ho beccata una in pieno, che schifo. Fatto sta che adesso l'anelli mi farà appena paura. Io che volevo uscire col coltello, onde evitare i lupi, però mi sa che confido nei denti affilatissimi dei anelli. Acuminati, oserei dire. Dai, Anelli, andiamo. Quindi adesso ci facciamo la passeggiatina finale prima di andare a letto. Andiamo fino lassù alla chiesa, un giretto in paese e poi con calma torniamo. Non tantissimo, giusto quei 15 minuti passeggiata, però 15 minuti in salita, in discesa, in montagna, aria buona, qualcosa fa, sicuramente fa qualcosa fa anche quello, piuttosto che niente. E niente ragazzi, ci aggiorniamo tra poco. Ok, va bene ragazzi, non è il Trentino, ma sto parco è tenuto molto bene. Ogni tanto si sentono versi di animali, a parte quel cane lì. Non so se si è sentito una civetta, un'anellina, o oh no, Nelly. Nelly, hai sentito qualche animale? Ragazzi, siamo tornati, ora vado a letto, a mezzanotte, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ricordate all'algoritmo che questo canale esiste e ci vediamo domani. Mi perdo via. Dai su bestiolina. Andiamo a letto? Andiamo su? Nelly? Andiamo su? Nelly? Andiamo a dormire? Dai su, andiamo!